Di Roma 3. Io sono Mario Pireddu e lavoro al Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma 3 e siamo qui con gli altri mentor del progetto Teacher Dojo perché questo è il secondo incontro con i partecipanti all'iniziativa. Oggi ci focalizziamo soprattutto su intanto l'uso del design journal che serve a raccontare quello che stiamo facendo, cioè ogni persona, ogni partecipante racconta man mano dopo ogni incontro quello che fa qui al Teacher Dojo e lo condivide negli spazi che abbiamo allestito per il gruppo in rete con gli altri in modo che tutti possano vedere più o meno quello che fanno gli altri e anche capire le differenze di approccio, no, alla risoluzione dei problemi e delle attività. E dopo il design journal quello che facciamo oggi è lavorare sull'interazione, cioè risolvere dei piccoli puzzle. Che vuol dire per esempio prendi uno sprite e fallo saltare oppure prendi due sprite e falli incontrare e quando si incontrano uno deve dire qualcosa. In questo modo abbiamo anche chiesto di lavorare in coppia in modo che si favorisca, no, questa dimensione. Ti aspettavi questa risposta dagli insegnanti? Sì, perché questo tipo di attività interessa molto, c'è tanta richiesta e c'è tanto interesse verso questo tipo di attività e quello che facciamo qui è offrire in modo completamente gratuito uno spazio e della professionalità, perché abbiamo un gruppo, siamo un gruppo di mentor, siamo una dozzina e siamo molto diversi anche per esperienze personali, pregresse, certo. Ma siamo tutti molto dedicati, no? Senti, il terzo appuntamento, c'è già una data? Il terzo appuntamento dovrebbe essere il 9 di maggio. Ok, sempre qui. Sempre qui, tutti gli appuntamenti sono 5, saranno qui, sì. E finiremo i primi di giugno. Sono 9 maggio, 30 maggio e 6 giugno se non ricordo perfetto. Male. Perfetto. Sempre dalle 10 alle 13 qui in Piazza Telematica Roma 3. Ogni appuntamento prevede in qualche modo il recupero di quel che si è già fatto e l'approfondimento di ulteriori temi. Per esempio la prossima cosa che faremo è cercare di portare quello che si fa su Scratch nella realtà fisica. Ok, grazie mille.